Tutta la popolazione studentesca e personale scolastico dovrà vaccinarsi per essere pronti alla ripresa delle attività da settembre. L'input lanciato dall'assessore regionale alla pubblica istruzione Sandra Savaglio a Rossano nel corso di una manifestazione sportiva. L'amministratrice dice basta alla DAD e si pone l'obiettivo di poter iniziare le lezioni in presenza. Meta difficile ma non impossibile. Il problema è che la Calabria è fanalino di coda in Italia per vaccinazione al personale docente. Occorrerebbe pianificare e subito. Nel piano scuola 2021-2022 si conferma l'obbligo negli ambienti scolastici chiusi di indossare la mascherina chirurgica, mentre i bambini sotto i 6 anni continueranno ad essere esonerati. Insomma, di stare in un ambiente sicuro e, contro il Covid, e poi anche i ragazzi, le ragazze vanno a scuola, dovranno vaccinarsi, solo così se ne esce. Si sta lavorando a tutto campo in attesa delle disposizioni ministeriali definitive. Ci sono tutte le misure, le norme di sicurezza, si sta lavorando su questo, quindi gli spazi, i trasporti con un'occupazione al massimo all'80%, queste sono le direzioni che ci sta dando il governo. In Calabria le scuole apriranno il 20 settembre, per l'esordio è previsto l'arrivo del capo dello Stato. Devo ricordare che ci sarà in occasione dell'apertura dell'anno scolastico la visita del Presidente della Repubblica Mattarella, che sarà a Pizzo il 20 settembre. L'appello rivolto ai dirigenti scolastici e ai sindaci che amministrano le comunità. Assicurarsi che comunque ci siano le condizioni giuste. Sembra che le classi pollaio non ci saranno quest'anno, ci saranno più assunzioni, di più che in tutti gli anni passati, quindi dal governo si stanno muovendo in questo senso, quindi ci sono buone speranze per una scuola, però